risultato ampiamente raggiungibile, visto la qualità della nostra classe dirigente, visto la storicità dei nostri risultati che ci hanno portato sempre ad essere al di sopra della media nazionale, le ultime europee e le ultime regionali. Ritengo che questa campagna elettorale possa far partire dalla Puglia il grido di riscossa dell'Italia, che vuole finalmente un governo eletto dal popolo e con una donna, Giorgia Meloni, alla guida dell'Italia. Ritengo che la candidatura di Giorgia Meloni sia un forte segnale di attenzione per la nostra terra e in subordine anche per la classe dirigente pugliese di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia viene sondata anche nei sondaggi dei nostri avversari come primo partito, ampiamente sfiora il 30. Con la presenza di Giorgia Meloni c'è un'attenzione particolare, c'è un investimento sulla nostra terra, c'è soprattutto quella voglia di rilancio del Sud che può vedere nella Puglia, come dire, la motrice di un nuovo meridione, non più piagnone, ma che parte orgoglioso del proprio passato e proiettato per il futuro. Ma serve una risposta immediata alle conseguenze della guerra. Noi abbiamo già messo in campo alcune iniziative e proposte. Nei giorni scorsi il commissario europeo Gentiloni ha di fatto aperto, al di là della lettura che si vuole dare, alle modifiche del PNRR. Giorgia Meloni sostiene da mesi, già dalla conferenza programmatica di Milano, che c'è bisogno di adeguare questo strumento a quelle che sono le conseguenze della guerra. Il PNRR è stato ideato, immaginato prima dello scoppio della guerra, dal costo dell'energia alla crescita, all'aumento del costo delle materie prime, sono già questi due argomenti sui quali è necessario adeguare questo strumento. Dall'altra una risposta forte anche a livello europeo per un tetto al prezzo del gas, visto quello che sta accadendo in queste ore, e soprattutto delle risposte credibili e possibili alle condizioni date, cioè Fratelli d'Italia è portatore di proposte e soluzioni dal punto di vista economico che abbiano la realizzabilità e quindi la copertura di carattere economico. Penso che bisogna essere seri e credibili nei confronti dell'opinione pubblica. Questo è l'input di Giorgia Meloni e questo è l'impegno che porteremo avanti.